Amici di Non c'è un euro show, immancabile l'appuntamento con i nostri bambini, i nostri piccini. Scopriamo finalmente insieme il nuovo anfabeto del mondo dello fanciullo. Spettacolo. Se lo stesso corpo, come è possibile che mi entra sempre nello studio sto guaglione? Non è un guaglione, te lo guardo davanti, rassegnata. Cioè, come si brutta la tena? No, nessuno se ne è accorto, dopo gli... Presentati, forza. Sono il Puccino del Napoli e un giorno giocherò nel grande Napoli. Ma un giorno quando? C'hai 41 anni, classe? 73. Appunto. No, 1873, 1973. Ma sempre 40 anni tiene, capito? Lo so, però non è colpa mia che ho 40 anni e faccio ancora il Puccino. Che ho avuto un infortunio grave. Ah, questo ci dispiace molto, non lo sapevamo. Sono molto contento che mi avete fatto questa domanda. No, veramente, l'hai fatta sì su questa domanda. Non è una conferenza stampa questa, quindi lei ha subito un infortunio un grave. Un infortunio grave, sono stato 15 anni fermo. 15 anni fermo addirittura. Nel letto, immobile proprio brutto. Tibia e perone. No, piede e pollice. Sì, e che fortuna è? L'unghia ingarnita. Si era ingarnita così bene. Tremenda. Che diceva, me ne era affezionato. Sì. E che si era proprio affezionato, no? Lei all'unghia. Io all'unghia, sì. Mi ero affezionato. E infatti ho subito il trauma da distacco dell'unghia. Ah, è andato in depressione? Sì, sono andato in depressione. Come le gravidanze vanno in depressione dopo il parto. Io sono andato dopo il distacco dell'unghia. Sono molto contento che mi avete fatto questa domanda. Non è una conferenza stampa, è chiaro. Sì. Allora, forza, sì. Qual è il suo rapporto con il mister ultimamente? Il rapporto con il mister di che? Ma non ce l'ha l'auricolare, che si manda in orecchio. La regia non c'è perché non c'è niente. Allora, sono molto contento, mi avete fatto questa domanda. Sì. Quale domanda mi avete fatto? Manca sa ricordi, si parla così. Il rapporto con il mister. È la stessa domanda che mi ha posto il resto. Il resto del Caldino? No, il resto Mancia. E che giornale è? Un giornale che scrive mio zio nel bar. Ah, nel bar e scrive un giornale. E lo dà a tutti quanti. Il resto Mancia. Mancia. Ah, perfetto. E quindi no, il mister dice che sono molto bravo. Bravo. Soprattutto ad ubriacare le difese avversarie. E perché proprio tu? Perché sono maggiorenne e posso accattare gli alcolici. La sera facciamo pigiama party con tutti i pulcini. Con gli avversari, vi imbriacata così. Tu potessi pure segnare, disegno, eventualmente. Sì. Sono molto contento che mi avete fatto. Si è fatta tanto sta cercando mammine. Sì. Noi pulcini crediamo molto alla solidarietà. La solidarietà. Abbiamo fatto una partita del cuore. Ah, che bello! Finalmente parliamo di una cosa seria, la partita del cuore. Abbiamo fatto questa partita del cuore per sconfiggere questa brutta malattia che attanaglia l'impiegato comunale. E qual è? L'emorroidi. Sì, perché è una brutta malattia l'emorroidi. Perché chi ha le emorroidi, oltre ad avere le emorroidi, viene pure sfottuto. Quindi è brutta. È brutta noi tutti quanti pulcini con questo striscione. Bello, avanti a tutti, se abbiamo le emorroidi non prendeteci per il culo, perché credo che è arrivato il momento di andare via. Sono contento, sono molto contento pure che avete fatto questa domanda. Vogliamo andare a salutare gli avversari? Sono i nostri? Non lo so, perché l'ultima volta ho sbagliato curva. E che è successo? E mi hanno buttato Guinness, Coca-Cola e tutto, eccetera. Non fa niente, quando è buono ci c'è anche un'altra volta. Sei pronto? Lucio, ma una curiosità, ma se un pulcino è morto sotto il trattore, sto pulcino qua quando muore? Gentili telespettatori di Non c'è un euro show, anche questa settimana sono lieto di annunciarvi che non ci siamo privati dell'ospite internazionale. Questa volta arriva dal lontano e meraviglioso Brasile. Si tratta di un ballerino, di un sambero, ed è dunque con grande orgoglio che vi annuncio la presenza di Lúcio Arthur, Artures Coimbra do Nascimento Pierrao, in arte Lusigno! Lusigno! Su, Lusigno, Lusigno, si non ballerina a balla. Lusigno! Lusigno! Eccolo, guardate, è già partito. Questo cos'è? Un passo di San brasiliana. Ma è un ballo sotto per destra napolitano. Per favore, sia fermo, è già ironico, si è già calato nella cultura partenopea. Pare quasi che sono napolegno, Pare, perché lei invece è Lúcio Arthur Artures Coimbra do Nascimento, detto Lusigno. O prego, tu muletti di chi è quando mi battezzai? Allora, Lusigno, anche io amo molto il Brasile, conosco il suo paese, è un paese meraviglioso. Sono stato in Brasile, se vuole, quero falar português, Quero falar português. Posso parlare portoghese? No, per amore di Dio, parlo come ti ha fatto mamma, se non cano ci neanche chiuso. Io amo il Brasile, io sono stato in Brasile. Beato a te, con me. Beato a me, nel senso, beato a me che lo vivo come vacanza, perché per lei... Ah sì, è chiaro, io sono proprio brasiliano, io va che vengo dal Brasile. Come lui va e viene da Cagliari. Dal Brasile, meraviglioso paese, però per arrivarci 12 ore di volo, veramente mi sono stancato, 12 ore per mirare la praia. Pure io l'altro giorno ho fatto 8 ore di salendo Reggio Calabria per gli avere una casa a Praia a Mare. Allora che fai? Tu vieni, chissà, facciamo 15 giorni per ora.
Ma quanto è scaduto? 3,2, 1.600 euro. No, non dai. Lusigno, Lusigno, un ballerino straordinario. Ricordiamo le sue tappe a San Caetano, a San Paolo, a San Salvador. Io mi ricordo la tappa a San Juan a Tediu, a Bulusis. Ma è vero che l'hanno vista bazzicare anche per Bahia? Sì, è vero, mi hanno fotografato a stagione. Vado spesso der Bahia Domizia, si mi resta una cosa sotto, mi faccio pure 10 giorni der Bahia Verde. Per cortesia, Lusigno, e torniamo seri. Lei è nato nel Sambodromo, lei ha sempre frequentato il Sambodromo? No, veramente, a piccolino frequentavo un bocciodromo, diciamo nonne a Zipeppe. Bocciodromo, ricco di sorprese, Lusigno. Quindi da piccolo lei amava giocare con le bocce. Ma pure a russo, però dipenderei bocce, mu. Senta, mi dica una cosa, per uno come me, per esempio, che vorrebbe iniziare, no? Qual è il primo passo da imparare? Passo un guaio. Ah? Non dico, è un guaio non saper bailar la samba. Ah, lei è un po' confuso perché forse soffre un po' di saudage. Di? Saudage. È vero. Io quando mi sbatto incomincio a saudarci molto sotto il cielo. Oh, signore, quella è un'altra cosa. Facciamo una cosa, facciamo subito partire una bella musica, eh? Asce! Oxe! Asce! Oxe, Vedruan! Asce, la musica brasiliana. Ah, si chiama Asce. Eccola qua, senti, se forza, balla. Lusigno, eh? Lusigno, e balla. E balla. Guardate, Lusigno, i passi. Oh, mi struppiato, ma che sei? Balla, balla, andiamo qua. Balla, balla. Pronto? Dal Brasile? Sì, buonasera, non c'è un Euroshow. Sì, è qui Lusigno, il grande ballerino. Lo volete per il carnevale di Rio? Straordinario, quando 52.000 real. Oce, quanto sono 52.000 real? Vuoi che accroci 20.000 euro, ma perché? 20. Forse hanno risolto il problema della sartoria Elisa Fusca. Un attimo solo, eh. No, possiamo fare di più, 25.000? 30.000, guardate come balla. Bamba, le muove che stava nel secondo. I 40.000? Pronto, Raffaele? Sì, ce l'ho il vino per questa sera. Sì, basta che non è la cena come ieri sera, perché ci hanno intossicato con quei frutti di mare che non erano buoni. Sì, vabbè. Sì. Aspetta, ti saluto. Chiedo scusa, signorina. Voi state sempre qua? Certo. Ma questo è sempre un ospedale di beneficenza? Non mi hanno ancora pagato. Ho capito la sottile ironia nelle vostre parole. Ditemi un po', ma Luca e Lucio ti sono viste proprio? Ma erano proprio qui un istante fa. Veramente? E ora lo stanno? Se ne sono scappate. E perché? Perché hanno detto che stava arrivando un certo secondo. Ah! Secondo me adesso è proprio una brutta persona. Secondo? Ah, e perché dovrebbe essere una brutta persona? Che vanno a raccontare? Quello così hanno detto che lei è un scemo. È un scemo addirittura? Ma voi lo state un po' troppo spogliata? Uè, io sono stata educata dalle suore. Chiedo scusa, signorina, non mi sarei mai permesso se l'avessi saputo prima. Siete stata educata dalle suore, che bello. Quindi con voi potrei parlare anche, non lo so, del catechismo. Certo, chiedete pure. Dell'ultima cena. L'ultima cena? Io proprio adesso stavo parlando dell'ultima cena. Ah, sì? Sì, con un mio amico, la cena di ieri, sì. Abbiamo mangiato dei frutti di mare immangiabili. Signore, io sto parlando di Pietro, l'apostolo. Appunto, a Pietro, il proprietario del ristorante. L'ho chiamata e l'ho messa apostolo. Voi siete ignorante. Non so fate come ridete, siete coscienti che siete ignoranti. Ridete, ridete, non vi preoccupate. Pietro l'ha messa a posto, l'ha messa a posto. Un bel fa maggiore per Daniele, vai. Bestiale, che bollo. Acchiappate! Acchiappate, che cosa? Acchiappate! Bravi, 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 sì. Mi compiaccio, così si parla all'interno di uno show. No, acchiappate! Ma adesso si cosa terra terra trash. Ma poi vogliamo continuare? Andiamo una cosa, fammi controllare. Che buco. Sì, l'etichetta. Okay. Sto controllando la scadenza, è un mese che tiene un gol. Quando scadono sti cose? Me li posso anche togliere. Tu invece questa mentalità vecchia, questa vecchia punnaria, non te la puoi togliere di testa. Tu devi capire che qua stiamo facendo lo show con la S maiuscola, quelli degli anni 60, degli anni 70. Tu devi capire che questo è il mio momento musicale e canto quello che dico io. Come voglio io. E io come sempre quando tu canti me ne scappo perché io mi rifiuto. No, 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 tu non caccia, vai via, si vecchia. Sei trash. Lo sa, mi fanno male, lo sa. Ai, chiambo, mirga, ai, ai, chiambo, mirga. Patrizia, Patrizia, tengo pure l'interizia. Ai, chiambo, mirga, ai, ai, chiambo, mirga, vai, vai. Sabato che magnata, cutone in frate mi ha gainata, rabbi non ritenevi bambate, e non ti ricca che nutata. Lo sa, ma vanno male, lo sa, ai chiamo virga, ai, ai chiamo virga, Patrizia. Patrizia sarà stata che la delizia. Ai, chiambo, mirga, ai, ai, chiambo, mirga, vai, 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 go!
What's a good number party? È un bello burpanzalata. Forse stevo con cosa variate. Altra si è trasuta, ma non l'ha cacciata. Lo sa, non fanno male, lo sa. Ai, chiamo Mirga, ai, ai, chiamo Mirga. Patrizia, Patrizia, tengo pure l'itterizia. Ai, chiamo Mirga, ai, ai, chiama il medico, vai, vai! Lo sa, ma fanno male, lo sa. Ai, chiamo Mirga, ai, ai, chiamo Mirga. Patrizia, Patrizia, tengo pure l'itterizia. Ai, chiamo Mirga, ai, ai, chiama il medico, vai! E tu quello devi chiamare Umirg, perché non è normale cantare una canzone del genere nel nostro show. Otta, ma panna mala lotta. Bellissima. Le piace? Bellissima. Ma non l'avevo dubbi, lei rappresenta il campione ideale del pubblico di Luca Sepe. Geniale, geniale. Ma che geniale, che geniale. Buonasera, salve, lei di nuovo qui. Ma dico tu. E certo che l'ho riconosciuta, certo. Io la riconoscerei anche tra un milione di persone, semplicemente per la sua lingua. È bella riccia, che ti è bella riccia. Ma voi la lingua invece la dai tavolo. Io mi ero camuffato, mi ero camuffato. Mi ero camuffato. Si era camuffato? Come? Pappallino nuovo, pappallino, pappallino. Ha portato il pappagallino. Quando la coppitava metto un pappagallino. Che è sto pappagallino? Un pappallino. Il farfallino. Lei ha cambiato il colore del farfallino. Ma ti vedevo, ti vedevo. Come no, è stata la prima cosa che ho notato. Ma mi devo tu bettone, tu bettona. L'hanno buttato tu bettone. Ehi, che cotte, che mi parte e paddola che cotte. Ma che mande buone tu bettone. Ma fa piacere, a che esce? Non lo so, cate mande buone da mangiare. Ma che tu bettone, tu bettone. Ma che cosa, non capisco. Ah, il bottone, il bottone. Questo qua, questo bottone. Vabbè, quello è il microfono. Lei c'ha la pulce. Poi, perché mi mettevo puente tanto tanto? Ma puoi, ma puoi. Le prude, le prude. Ma dammi cata qua, ma dammi cata. Mi dispiace, ma che c'ha? Pulce, pulce, chi l'ha detto? E puoi, ma morto, puoi. Ma la pulce che dico io è il microfono, non è che ti stava da rattare. Puttino, tu capito? Che cos'è un pulcino? La pulce piccola sarebbe, ho capito. Ma questo bisogna provarlo, bisogna provarlo. Deve provare, provi, forza. Bitto, bitto pare, a canale 5, lo bitto pare. L'ha visto fare a chi? A canale 5, a canale 5. A canale 5, canale 5. Pova, pova, un, due, tre, pova, sì, pova. Sta succedendo? Ta, 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 che cosa? Un, due, tre, piova, si augura che piova. È un topo questo qua, perché non so. Un, due, tre, piova. Un, due, tre, pova. Prova, prova, lei sta provando il microfono, va bene. San Jack e San Gennaro, che non te le vanno a luce, mi chiama Brian. Soundcheck, la prova microfono. L'abbiamo fatta, come fatta? Forza, andiamo avanti. Io sono il figlio di Titore. Lei è figlio di Titore, sì, lo conosciamo. Figlio di Titore, tempo tu, Titore. Figlio di Titore, lei deve fare la poesia, come sempre. Ecco qua, tatera. Tatera. Petti, petti, grandi petti. Stasera ci sono gli ovetti, può far piacere. Petti, perché pacco qua, è pacco, è pacco qua. Pacco qua, qua, e pacco qua, sente anche lei, la sente? Che a papara, la sente? Avitemi tacchette di papara. Io ho sentito il pacco qua. Tutta, pa. La sente? Non ti nulla, no. Che cosa? Comunque lei diceva, voglio gli ovetti. Non ti nulla, che buono. A pacco, te ne andiamo a pacco. Ma lei fa la papara, pacco, pacco. Ripeto, gli ovetti, ne voglio gli ovetti. Lei ha detto gli ovetti e poi ha detto pacco qua, qua, pensavo che fosse la papera. Non ti ho detto, gli ovetti ti danno a Pasqua. Ah, gli ovetti si danno a Pasqua. Invece di dire petti, petti, petti. I versi! Ma i versi! Di ameto, ameto! Ah? Di ameto! E tu ameta proprio te all'uate, ameto! Grande ameto! Grande ameto! Ameto, ameto! Ettere o non ettere? È venuto! Chi? Ettore, un amico suo! E patte, patte! Ettore Bassi! Madonna che sorpresa, come ha fatto questo cristiano! Ma tu quanto mi piace a me! Ma permettete, ma complimenti, Ettore Batti! Il vostro attore! Il mio preferito, buon uomo! Per il nome, a parte proprio della categoria degli attori! Ma quando hai pagato a te? Non lo so, l'ha chiamato lei! Io no! Lei ha detto ci sta Ettore Bassi! Non ti ho detto patti, patti! Passi! Avevo capito Ettore Bassi! E io ti amo Ettore Bassi! Vabbè, forza, faccia la poesia! Ettore o non Ettore? Ah, essere o non essere! Ecco, questo è problema. Te ti ha più nobile, dammelo, toppo tagliottati.
ortaggi. Ah sì, è più nobile portare gli ortaggi. Non tu dai, tu vuoi domare, lui. No, voi faccio tu vuoi domare. Non ti do, io non ne bevo. Faccio con l'autore. Voi vedete i wok. Voi avete detto sopportare gli ortaggi. Non ti do, sopportare gli ortaggi. Sopportare. Ah, sopportare gli ortaggi. Non ti do, sopportare gli ortaggi. Le ho pete. Hanno fatto la spesa e hanno fatto gli ortaggi. Ecco, mo batti i wok, le butto che la faccio. Ma che santo tu mi dici? Ma non ti do, sopportare gli ortaggi. Sopportare gli ortaggi. Io a voi non vi capisco, quello è il problema, non vi capisco. E anche a voi, capite? Ma posso parlare con le dita, per cortesia? Volete parlare con la zia? Parlate con la zia. Parliamo con la zia. Chitta, è tutto. Ah, spedizzo tu, sparlo pure con la regia. È arrivata la domanda feste, è arrivata la brea. Regia, forza, registriamo. Signore e signori, adesso è arrivato il momento di risollevare le sorti del nostro show con il balletto di Non c'è un euro. Show! Di Claudio Monteverdi. Il ritorno di Ulisse in patria. Non dite a mia moglie che sono andata a Troia. Non riesco a farti innamorare più di me e non so più qual è la strada per andare al cuore. Non riesco a farti innamorare più di me. E invece tu con la tua splendida voce ci fai innamorare ogni giorno di più. Signore e signori, in esclusiva qui a Non c'è un euro show, il grandissimo e inimitabile Sal Da Vinci. Ciao Sal. Ciao frate. Come stai? Stanco, stanchissimo. Stanchissimo come sempre, tra l'altro. Oh, mica hai detto a papà che venivi qua in televisione? No, assolutamente no. Meno male, allora possiamo fare tranquillamente una bella intervista. Mi dicevi, mi parlavi della tua stanchezza. E beh, è chiaro, perché Sal Da Vinci gira per tutto il mondo con la sua splendida voce, con la sua splendida musica. Dove sei stato ultimamente? In questo periodo stiamo girando solo teatri. Ad esempio? Il Grande Teatro di San Francisco. In America, e com'è andata? Un successone. Sono Steve Carenno Teatro. Sono Steve Carenno Teatro per i grandi consensi, per una vera e propria standing ovation. No, per nascosto il terremoto. Nascosto il terremoto? Ne siete furio? Ci siamo misi a correre, io mi ha già stancato ulteriormente. È chiaro, tale padre, tale figlio. È permesso! Oh my God! Papà! Bello di papà, figlio mio, straordinaria voce, Sal, ma briccongello, eh! Non hai detto al tuo papà che venivi in televisione, volevi venire senza di me, eh! Signore e signori, buonasera anche a Mario Da Vinci, che nel frattempo sta qui. Siamo già in diretta? Sì, siamo in diretta. Un attimo solo, allora. Venga qua, non inizio un'altra volta. Fa sempre che sto come avere una telecamera. Maestro, per cortesia. Ed ora, rivediamolo insieme. Sal, mio figlio, Sal. Sala Da Vinci, Sala Da Vinci. Ma che sala? Che è sala consilina, sala ospedaliera. Ma che si intanto è Sal Da Vinci, suo figlio Sal, è chiaro? Ah, mi faccia parlare. Sal, parlavamo di questa brutta disavventura che ti è capitato, tra l'altro, in quel di San Francisco. Come in quel lontano 72, a San Francisco d'Assisi, dove partecipai a uno straordinario festival, eh? Che festival era? Il festival Io parlo con gli animali. Ah, grandiosi anche gli ospiti. Padre Cionfoli, ad esempio, arrivò secondo ed io... Primo? No, non arrivai proprio. E ci tardi il festival, dunque, non si fece. Non si fece. Ma torniamo a Sal! Mio figlio Sal, straordinario! Sì. Quanto è bello! Venga qui. No, addirittura il balletto. No, adesso siamo veramente... Si metta qui e non si muova. Sal. Oh, caro Sal, ormai tutti quanti a Napoli ti amano, ti adorano e tutti ti chiamano il mercante di stelle. Sì, perché una stella non si nega a nessuno. Bravo, bravo. E ricordi così dicendo il famoso festival nel 76 al quale partecipai ed era un festival straordinario. Si chiamava il festival della negazione delle stelle. La negazione delle stelle. Tra le altre cose, in quell'occasione lanciai la grande artista Valentina Stella. La lanciò lei. La quale però purtroppo cadde e quindi... dunque richiamarono il festival la stella cadente. Adesso però se ne deve andare perché si è fatto tanto. Mio figlio Sal, straordinario, ecco, appunto, facciamo parlare i grande giovani. Voce, il grande voce, largo ai giovani. Vada via, largo vada via Finalmente. Ci siamo, possiamo parlare in tranquillità con il grande Sal Da Vinci. Riprendiamo l'intervista, Sal. No, guarda, si è fatto l'ora ratisana, sono sovraeccitato e non ce la faccio più. Io ti lascio. Ciao. Steve, sovraeccitato. E figuriamoci quando sta stanco veramente, visto come sta. Ammattarrà.